Mister, al di là della sconfitta, la Gravina non si è mai arresa nell'arco dei 90 minuti. C'è stato un momento anche del secondo tempo in cui si è ovviamente approvato il tutto e per tutto per trovare un risultato positivo, ma è stato punito in contropiede dal Brindisi. Era inevitabile, ovviamente, quando ci si sbilancia così tanto, ma in realtà non aveva più niente da perdere. Probabilmente non erano questi punti che doveva centrare il Gravina. Ci saranno altre gare perché la salvezza è alla portata. Ma sì, il terzo gol è stato preso proprio così, ci siamo buttati avanti per cercare il pareggio, però devo dire che oggi non è stato uno dei migliori Gravina della stagione. Abbiamo subito il Brindisi, sinceramente ci ha messo sotto e si poteva fare molto, ma molto di più. Ecco, a questo punto cosa dirà ai suoi ragazzi, o meglio, cosa ha già detto magari, o lo dirà martedì, in vista proprio del proseguimento del campionato per conquistare questi punti permanenza importanti per il Gravina? Ma se si vuole uscire da questa situazione, si deve venire su questi campi cercando di lottare su ogni palla, cercando di buttare il sangue, e sinceramente oggi io questo non l'ho visto. Mister, vittoria doveva essere vittoria d'estate, è arrivata la prima vittoria del Brindisi del 2023, insomma adesso si è un po' più tranquilli anche su quello che sarà il proseguimento del campionato. Sì, diciamo ecco che la cura migliore è sempre la vittoria, no? Anche perché nelle ultime due partite c'era stato molto amaro in bocca per la mole di gioco che avevamo fatto e che non avevamo concretizzato. Purtroppo anche oggi questo problema si è riproposto perché non si può sempre sbagliare tanto sotto porta. Per fortuna siamo riusciti poi comunque a condurre abbastanza bene la gara, ad andare sul 2-1 e sul 3-1, ma ci sono ancora alcune cose sulle quali dobbiamo lavorare. Innanzitutto il fatto che non possiamo subire sempre un tiro in porta e su quel tiro in porta prendere il gol. Penso che sotto gli occhi di tutti che siamo la squadra che ha subito meno azioni offensive di tutto il campionato. E non riusciamo, a quanto pare, non so, ci mettiamo un po' di sfortuna, ci mettiamo un po', non lo so, gira così. Concretizziamo poco e purtroppo gli altri invece sembra che contro di noi trovino sempre uno spiraglio per fare il gol.